Diamo prima la parola agli ospiti. Nel momento di maggiore difficoltà per la tua squadra è arrivato il gol, fortunato o non fortunato, anche perché il Cittanova lamentava un fallo subito da Lombardo. Ma io non lo so il fallo, certo. Comunque siamo stati penalizzati subito che abbiamo preso gol, quindi un pochino ci ha messo in difficoltà nella situazione tattica e tecnica. Sono stati bravi loro a sfruttare quelle situazioni che purtroppo la loro pericolosità è quella, e quindi eravamo un po' indietro nelle situazioni di gioco. Poi penso che la partita l'abbiamo fatta tutta. Il secondo tempo abbiamo avuto due palle nette con Cordiano, però diciamo che il pareggio alla lunga è giusto. Mi dispiace che siamo due squadre che stiamo lottando dalla prima giornata sempre là, e quindi dobbiamo giocarcelo fino alla fine. Ecco, in fase di cronaca abbiamo detto sia io sia il collega Toscano, in questa partita serviva molta corsa. Ecco il momento per cui hai ritenuto opportuno sostituire Cordiano. Sì, perché era un po' in difficoltà, perché i due interni non riuscivano a collegarsi bene, quindi Giovanni ha subito questa... Ho dovuto mettere Tantinella perché ha più gamba e la squadra è andata ancora meglio, quindi ho avuto una buona risposta. Ti avessero detto alla vigilia di questo campionato che alla seconda di ritorno saresti venuto qui al Cittanova con un punto di vantaggio, cosa avresti risposto allora? Guarda, io obiettivamente ho visto che c'è stata la continuità nei loro risultati, perché noi siamo andati forti, loro sono stati bravi a vincere partite dove fuori casa potevano lasciare qualcosa, quindi fa onore a loro perché hanno tenuto fino ad oggi, quindi è giusto fino ad oggi la classifica così. Domenico, ricevere i complimenti da parte di un personaggio che ha vinto tanto a livello calabrese significa aver riconosciuto il tuo lavoro importante che stai portando fino al momento. Avanti. Io ringrazio il mister, tra di noi c'è stima reciproca al di là del calcio, lo stimo come persona, lui stima me come persona, poi il calcio è un dettaglio che dimostra le proprie competenze, se sei abile a farlo ricevi i complimenti dell'avversario. Siete partiti alla grande con questo gol di Conversi, forse bisognava capitalizzare di più, visto e considerato che nel primo tempo l'isola è apparsa davvero troppo statica. Guardi, perfetta, abbiamo cercato di farlo, secondo me se rivedete la partita abbiamo cercato di farlo, però c'era sempre qualche episodio strano che non ci faceva sviluppare la conclusione finale. Episodio strano mi riferisco probabilmente a qualche controllo sbagliato, a qualche situazione di centimetri, a qualche situazione di particolare che non mi va neanche di giudicare.